Il Pescara batte l'Avispesaro 2-1 nell'ultimo test pre-campionato di Lescano e Pellacani, gol biancazzurri su calcio di rigore, il gol dell'Avispesaro firmato da Fedato. Il tecnico Alberto Colombo cambia sistema di gioco, 4-3-3, Plizzari tre pali in difesa, Cancellotti, Pellacani in grosso e a sorpresa Alessio Rasi, in mediana Jabouà vertice del centrocampo a tre, completato da Germinario e Mora, Cuppone e Colai ai lati di Lescano. Primo tempo con pochissime emozioni, il Pescara in crescita sotto l'aspetto difensivo, ma ci sono ancora tante lacune in mezzo al campo, servirà il mercato per colmarle. L'unico lampo in pieno recupero, il calcio d'angolo di Luca Mora, c'è una deviazione sul primo palo, il tocco vincente di Facundo Lescano. Completamente fuori dal gioco Aristidi Colai, il tecnico Alberto Colombo lo sostituisce con Marco Delle Monache e cambia la partita. Il talento classe 2005 illumina con le sue giocate, prova più volte la conclusione e da un suo calcio d'angolo nasce il gol del raddoppio con il tocco sul primo palo vincente di Pellacani. Altri cambi per il tecnico Colombo che fa ruotare tutta la squadra. La Vispesaro trova il gol del 2-1 con Fedato direttamente dal dischetto. Non succederà più nulla. Pescara batte Vispesaro 2-1 e domenica prossima alle 20:30 allo Stadio Adriatico sarà campionato e arriverà l'Avellino. Nel dopopartita le parole del tecnico Colombo e di Pellacani. Ah, buonasera mister, intanto se è d'accordo che è un piccolo passo avanti rispetto alla partita della scorsa settimana contro il Rimini, soprattutto per alcuni concetti difensivi, l'anticipo, anche se in fase di costruzione forse c'è da migliorare ancora, è d'accordo? Sì, assolutamente. Diciamo che dobbiamo guardare gli aspetti positivi in questo momento dove noi stiamo cercando di costruire delle fondamenta da zero. Quindi dobbiamo essere in grado di avere la giusta dose di pazienza, anche se poi nel calcio la pazienza è sempre ha un limite, però credo che vadano analizzate le cose buone, i passi avanti che sono stati fatti, perché poi dobbiamo avere fiducia in quello che stiamo facendo e questo magari questo risultato, ma il risultato a me interessa relativamente, interessava una prestazione di un altro spessore, soprattutto dal punto di vista caratteriale rispetto a quelle espresse ultimamente, e quindi credo che da quello poi può nascere anche un aspetto tecnico, ma conoscendo anche il girone, le situazioni che andremo ad affrontare e a trovare nel girone C, la cosa primaria è un aspetto mentale, caratteriale di una squadra che deve essere solida, deve essere pronta alla battaglia su ogni campo, dove magari l'aspetto tecnico passa in secondo piano e ci sono molte partite sporche, e allora diventa fondamentale che uno sia in grado di essere prima di tutto lottatore. Poi se in aggiunta tira fuori la qualità che uno può avere, è un di più e aiuterà sicuramente ad ottenere risultati, ma noi stiamo lavorando principalmente sull'aspetto mentale, caratteriale di una squadra che deve essere comunque il più propositiva possibile, e questo da allenatore in questo momento è una frase abusata, però deve essere una squadra che squadra, soprattutto deve essere squadra in ogni situazione, e questa è la cosa più difficile, soprattutto quando si parte con una rivoluzione che ha praticamente azzerato le squadre precedenti. Io faccio due considerazioni e poi lascio il microfono ai colleghi. La prima, senza voler parlare di mercato perché poi ci penserà la società negli ultimi tre giorni, è apparso evidente, al di là dell'aspetto qualitativo e tecnico della giocata, la continuità alla manovra che ha dato Marco Delle Monache nel secondo tempo, e se ci dà una battuta, una considerazione sull'Avellino. Grazie. Allora, Marco è un ragazzo che ha bisogno del suo tempo per crescere, sbagliare, giocare. Arriva da un mese ormai di inattività, o quasi, perché dopo l'ultima amichevole nel ritiro, quindi si parlava del 27 di luglio, ha avuto qualche problemino di infiammazione al ginocchio, per cui diciamo che è rientrato da una settimana. Al di là di questo è un giocatore che va gestito, aspettato, è un giocatore che comunque, se meriterà, io lo considero come gli altri, non mi interessa l'età, mi interessa che sia funzionale a quello che è l'obiettivo.
di questa squadra, e in più ha delle qualità tecniche che sono sotto gli occhi di tutti, quindi io credo che lui debba sicuramente avere la possibilità di sbagliare e di crescere con i tempi giusti, e poi se meriterà di giocare rispetto anche a chi è un po' più esperto di lui non ci saranno sicuramente problemi, ma poi è il campo l'unico giudice insindacabile, o comunque la mia coscienza, il mio modo di vedere calcio, quindi questo, perché poi è sempre differente da allenatore a allenatore, da persona a persona, il modo di intendere e vedere il calcio. Per quanto riguarda l'Avellino, non dico che più o meno come noi, nel senso che ha effettuato una rivoluzione simile alla nostra nel parco giocatori, è arrivato un allenatore che conosco bene, che stimo tanto, come Roberto Taurino. È una squadra che ha la volontà di fare sempre bene nel campionato, con una città alle spalle. Mi sembra di vivere un po' le stesse situazioni simili a Pescara, no? Quindi città importante, storia, blasone e voglia di ripartire con un, chiamiamolo progetto, per modo di dire, visto che poi anche questa è una parola molto abusata nel calcio, però per chiarire il concetto, con una nuova ventata di entusiasmo per ripartire. Quindi sicuramente è una squadra che ha dei valori. Allora, al di là del gol personale, credo che la tua prestazione sia stata importante, soprattutto perché lavori con i tempi giusti, con i tempi che vuole Colombo, però credo che ci sia qualcosa da migliorare in fase propositiva. Sei d'accordo? Sì, quello sicuro. Stiamo lavorando bene, dai, soprattutto oggi, su quello che vuole il mister, sulle uscite, sulle coperture preventive. Dobbiamo migliorare la fase di possesso, la fase di uscita, essere più puliti, più bravi e perdere meno palloni. Però di sicuro quello che fai tu, cioè andare a cercare sempre l'anticipo in fase difensiva, alzarti molto, è quello che ti chiede l'allenatore. Sì, a me poi piace farlo, quindi mi trovo anche bene, però è quello che ci chiede l'allenatore.